Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video che non volevamo fare. Generalmente quando siamo insieme io e Valeria è per qualcosa di allegro e piacevole, questa volta no. Come avete potuto vedere dalle immagini c'è successo un grosso danno, un enorme incendio che non siamo riusciti in nessun modo insomma a controllare. Ha devastato gran parte delle nostre coltivazioni e anche il boschetto che vedete qua su alle nostre spalle. Come vedete tutto attorno qui è nero. Questo che vedete qui, queste rimasuglie insomma, era il nostro campo di lavanda, di là il campo di origano. Fortunatamente non so sinceramente come si è salvato questo pezzo di campo di origano, invece il mandorleto su no. Anche il melogranete è andato un po' a fuoco. Quella è una parte del bosco dei pini che avevamo, erano verdi e rigogliosi come questi da questo lato, purtroppo però quelli proprio non ce l'hanno fatta, hanno preso fuoco. Dovete considerare che avevamo i parafuochi fatti, cioè quindi delle grosse strisce di terra senza erbaccia, appunto per non avere un problema del genere, ma ieri e anche oggi c'è un gran vento e il fuoco niente, ha superato ogni ostacolo. Sicuramente qualcuno di voi avrà visto questa immagine. Beh, quella che vedete alle nostre spalle è la casetta per gli insetti, che in questo momento è ridotta così, cioè quello che resta è solamente cenere. Questo è il melograneto che ha subito un po' di danni, qui l'erba era rasata, avevamo fatto pure questo parafuoco per difenderci dall'esterno, ma il fuoco è arrivato dall'interno. Ha subito un po' di danni perché l'erba fortunatamente era bassa, allora si sono un po' sbruciacchiate le parti basse delle piante, ma sopra diciamo che stanno bene. C'è chi è messo peggio come questo e c'è chi meglio. Comunque c'è un bel po' di lavoro da fare per ripulire gli alberi. Speriamo almeno che la pianta porterà a maturazione i frutti. Fortunatamente i capperi li avevamo già raccolti e questo per il prossimo anno sicuramente ricaccerà più forte di prima. Non è la prima volta che abbiamo a che fare col fuoco, anche lo scorso anno avevamo fatto un video infatti dove si vedeva il nostro oliveto, il piccolo oliveto che aveva preso fuoco. Quest'anno in realtà l'incendio è stato veramente immenso, non ce l'aspettavamo appunto perché come vi dicevo avevamo fatto pure i parafuochi e invece è stato veramente enorme, ci siamo trovati di fronte alle fiamme altissime. Abbiamo chiamato sia i vigili del fuoco che il corpo forestale e nessuno dei due è arrivato e quindi diciamo che ce la siamo dovuti cavare un po' da soli per quello che ce la siamo cavate da soli perché sia vigili del fuoco che forestale non si sono fatti vedere pur dicendo che avevamo casa qui, pur dicendo che c'era una donna incinta e pur dicendo che c'era un bambino piccolo di 2 anni. Non si sono fatti vedere. Per quanto ho potuto Calogero era da solo perché io ero in casa sia perché ho la pancia enorme quindi posso fare ben poco, sia perché c'era il nostro figlio, c'era Francesco dentro casa quindi dovevo stare in casa. Per quel che ha potuto ha combattuto da solo, fortunatamente è arrivato in soccorso un amico per caso, si è trovato Massimiliano qua. E gli ha dato una mano d'aiuto, insomma per quello che hanno potuto fare diciamo che hanno cercato di limitare un po' i danni. Abbiamo spento le parti dove l'erba era bassa e poteva camminare, ora vi faccio vedere magari alcune parti, siamo riusciti a controllare un po' l'incendio, non sicuramente dove le fiamme erano alte, però dove l'erba era rasa siamo riusciti a spegnerlo. La fortuna più grossa è stata comunque che ci siamo trovati qui, che non eravamo fuori, non eravamo da un'altra parte, perché altrimenti insomma non so veramente come sarebbe andata a finire, anche se in realtà tante persone che passavano ci hanno comunque chiamato per avvisarci. Questo del fuoco per ora in Sicilia è un problema grossissimo, hanno preso fuoco boschi, ettari ed ettari di boschi, terreni, infatti anche per questo motivo non sono venuti vigili del fuoco e guardia forestale perché erano occupati i nostri interventi. Speriamo che qualcuno faccia qualcosa quantomeno per limitare questa pratica. E speriamo col tempo che quantomeno le persone smettano di dar fuoco ai terreni. Anche perché è legale, solo che nessuno fa niente, quindi è difficile che possa fermarsi. Tipo il fuoco veniva da qui e noi l'abbiamo bloccato qui con l'acqua, perché altrimenti avrebbe continuato. Qua c'è un tubo di plastica che si è squagliato, il tubo dell'acqua, e qui avrebbe continuato e avrebbe preso fuoco pure qua. E l'oliveto che fortunatamente si è salvato. Questo è quello che resta di un filare di salvia che ancora dovevamo raccogliere. È tutta bruciata, speriamo che ricacci il prossimo anno. Comunque sicuramente non abbiamo niente da raccogliere, per fortuna che abbiamo altri campi di salvia sparsi in azienda dove non è arrivato il fuoco. Quella è la maggiorana che avevamo raccolto fortunatamente, e questo è il timo, queste chiazze brune. Non so se ricaccerà. Per questo video, che non avremmo mai voluto fare tutto, ci aspetta un bel po' di lavoro per risistemare il tutto, ripiantare magari alcune piante, potare i melograni per sistemarli, risistemare l'impianto di irrigazione. Poi aspetteremo le piogge pure, che ancora ci vorrà un po' perché arrivino, così quantomeno si toglie tutta questa cenere accumulata. C'è una puzza incredibile qua di bruciato, e quindi dobbiamo aspettare le prime piogge affinché si ripulisca un po' il terreno. Abbiamo fatto questo video un po' per sensibilizzare le persone per problematica degli incendi in Sicilia, e che magari qualcuno che prima di appiccare un fuoco pensa magari due volte ai danni che può creare, e speriamo pure in un rafforzamento del controllo, della prevenzione e poi dell'aiuto nel caso in cui succedono danni del genere da parte di chi è preposto, cioè forestale, vigili del fuoco. Vedremo. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.